Oggi volevo mostrarvi una seconda modalità di effettuare la croce semplice. È una modalità un po' differente, con una sorta di flip alla spalla. È una modalità secondo me più comoda, quasi più comoda della croce semplice tradizionale. Poi dipende sempre da persona a persona. Io ho studiato queste differenti modalità di utilizzare la croce semplice perché quella tradizionale non mi era comodissima e allora ho voluto implementare un pochino le mie competenze, le mie capacità per capire se usata differentemente, se con giri diversi di fascia, potesse essere più comoda per me, per andare a personalizzare il mio percorso del portare. Ok? Iniziamo subito. Allora, vedete che io ho già impostato la croce semplice, vedete poi nel video che vi linko qua sotto, proprio il link di dove potete trovare la croce semplice tradizionale. Quindi partiamo da dietro, incrociamo davanti e andiamo di nuovo dietro, reincrociamo, facciamo un nodo. Io qui mi faccio un po' di spazio per il mio bimbo e quello che andrò a fare quando posizionerò il mio bimbo sarà, invece di sollevare il lembo superiore per andare a coprire la schiena e il collo, andrò a fare un giro, quindi andrò a sollevare l'orlo esterno. Vediamo subito, ve lo mostro probabilmente un po' più chiaro. Vado a prendere il bimbo. Eccoci qua. Andiamo a posizionare come sempre il nostro bimbo nell'incrocio. Quindi facciamo sedere prima nel lembo più interno, poi in quello più esterno. Bimbo seduto, posiziona M. Braccia di solito all'inizio sono dentro. Cosa faccio? Parto dal lembo più interno, prendo l'orlo esterno, non l'orlo più interno, per avvolgere il bimbo. E avvolgo fino al capo popliteo, quindi fino a quasi dietro il ginocchio. Avvolgo, avvolgo, avvolgo. Ovviamente dovrò regolare un pochino anche sotto a sederino. Eccoci qua. Stessa cosa faccio con il lembo più esterno. Quindi ripartiamo da questa parte. Lembo esterno e rivoltiamo. Avvolgiamo bene il sederino, apriamo bene la fascia. Vedete qui sopra che ho un flip praticamente? Andiamo a regolare anche questo. Apriamo un poco sulla spalla e anche dall'altro lato. Apriamo un poco sulla spalla, eventualmente possiamo anche andare a recuperare dietro, sulla schiena, in modo da essere un poco più comodi. Adesso disfiamo il nodo e andiamo a tendere zona per zona, così ci accomodiamo ancora di più sulla schiena. Tendere zona per zona significa che un lembo lo tengo, sostengo il peso del bimbo e vado a regolare. Ecco qua. E anche dall'altro lato. Tendo tutto e poi tendo zona per zona. Quando mi sento a posto, mi sento ben contenuta, il mio bimbo è ben contenuto, vado normalmente non sopra le gambe, ma sotto le gambine, a meno che abbiate bisogno proprio un sostegno supplementare. Ecco qui, e facciamo il doppio nodo. La legatura è pronta. È come se fosse una front cross carrier reverse, una croce semplice, in cui abbiamo avvolto il bimbo con il lato opposto, col wrong side. Ok? Seconda modalità di effettuare la croce semplice, variante della croce semplice, e buon portare a tutti!